sballato, ma insomma il tentativo di equilibrio fra stabilità e movimento. Lo Stato moderno nasce per stabilizzare le guerre sfere di revisione, o bella. Però dentro la propria pancia si ritrova il capitalismo, che stabile non è, però il capitalismo dentro lo Stato ci resta, o comunque al servizio dello Stato ci resta per suoi comodi e per sua assoluta convenienza, fino a un certo momento, dopodiché sbuca fuori e dice che lo Stato non ha più bisogno. È il capitalismo che mobilita lo Stato, cioè quando dentro, grazie al capitalismo, dentro lo Stato ti si presentano masse operaie organizzate, è una bella mobilitazione. Chi l'ha fatta? Il capitale. Chi l'ha intercettata? I socialisti. Lo Stato si trova spiazzato, resiste malamente, cede, deve cambiare natura, diventa Stato democratico. Si fa. Quello che non si riesce a capire che cosa si sta facendo è oggi. Nasce un ordine nuovo, l'ordine neoliberista, dalle ceneri dell'ordine di Bretton Woods. Ne abbiamo viste tante, vediamo anche questo. Ma è un ordine così poco ordinato, al che i mainstream ti dicono evviva, evviva il disordine, che meraviglia! Noi sì che siamo in progresso, rivoluzioniamoci. Da cui la strepitosa notizia che tutto il mainstream è a favore, è stato a favore, adesso le cose cambiano, è stato a favore di grandi rivoluzioni, diciamo, etiche, di grandi rivoluzioni di comportamento. Nessuno ha mai, mentre davanti alle rivoluzioni politiche ci sia un po' irrigiditi, diciamo così, cioè quelle non passano, le rivoluzioni del comportamento sono state addirittura agevolate, benvenute. Cioè, quando noi altri ragazzi facevamo la rivoluzione con sesso, droga e rock and roll, ho l'impressione che non stessimo facendo una grande rivoluzione. L'impressione è che stessimo facendo ciò che le menti più avanzate del sistema, del mainstream, volevano da noi, cioè la fine di ogni rigidità, figura paterna, via, un certo modo di interpretare la sessualità, via, gerarchie, via, disciplina, via. Che cosa ti ritrovi in mano? Un rizoma desiderante. Un rizoma desiderante può anche fare il 77, ma il 70, dopo il 78 se lo sono già dimenticati il 77. Cioè non è che lascia queste tracce indelebili nella storia. L'importante è trasformare le strutture in qualcosa di effimero, comprese le strutture comportamentali, comprese le strutture psichiche. Non sto dicendo come era bello quando il preside era una figura paragonabile a Dio. Dico solo che tutta la nostra enfasi contro il preside aveva sicuramente l'appoggio del grande capitale.